Buongiorno, bella settimana. Prima e unica volta. Allora, oggi è martedì 14 ed è il giorno fatidico, ma non è vero, cioè detto così è molto brutta, però è il giorno della mia prova e abbiamo il vaccino io alle 3:40, 3:45 e invece lui ce l'ha, lui. Alle 4, direi. Sì, seguono alle 3:45, l'altro alle 4, praticamente. E, ho molta, 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 molta ansia, vi giuro. Infatti, mo mi sono messa a sistemare quasi tutta casa, praticamente, tutta la roba dello stendino, ho dell'aspirapolvere, ho sistemato un po'. E poi mi sono data una sistemata, così almeno quelle dell'abito non si spaventano a guardarmi e almeno dimostro qualche annetto in più della mia vera età. Allora, niente, io ho portato anche giù di prima, siamo stati un pochettino nell'area cani qui dietro casa, solo che la cosa noiosa è che lui non gioca, cioè non ti sta di fianco, o tu gli lanci qualcosa e poi però sta lì annusa. Vabbè, quindi non può portato lì così si è un po' sfogato. E poi niente, poi sono venuta a sua casa e ho fatto appunto queste cose qua. Cosa bella è che mi è anche caduto uno specchio. Quindi per aggiungerlo al periodo, quindi abbiamo un altro po' di sfiga, tanto perché ci manca, quindi l'abbiamo aggiunta. E meno male che pensavo che fosse caduta un vasetto, un coso di una bomboniera, mamma mia! Invece no, si è rotto lo specchietto degli ombretti. Ci ho sbattuto contro, ma è cascato. Speriamo che, essendo che erano quei vetracci, cose lì, non sia così tanto sfigato. Aiuto! Quindi niente, a parte che sì. Cioè, dall'ansia che ho avuto tutto ieri, tutta stanotte ho dormito e non ho dormito. Però vabbè, speriamo che passi in fretta questo periodo. Adesso mi devo solamente cambiare, ma aspetto più o meno che arrivino a prendermi. Tra l'altro, dov'è? Eccolo. E tra l'altro devi ancora mangiare tu, mi metto da mangiare. Vi devo dire qualcos'altro. Ah no, che oggi pomeriggio poi andiamo a fare la prova delle fedi. Andiamo a fare sta benedetta prova che ci dobbiamo andare da giorni. Però gli ho scritto, gli ho mandato un messaggio e mi fanno non ti preoccupare. Cioè nel senso può succedere. E oggi mi piacerebbe andare nella chiesa, perché praticamente il negozio è qua e la chiesa è qua, cioè sono proprio uno di fronte all'altro e mi piacerebbe entrare un attimo così. Quindi se c'è tempo, se non siamo, perché tanto ci andiamo dopo il vaccino, mi va di entrarci un attimo, proprio così. Sera. Aia. Allora, è passato un bel po', che penso che l'ultima clip sia prima che io andasse a provare il vestito. Intanto c'è signorino 1 e signorino 2. Occhio al braccio. Ecco, avete capito? Allora, il vestito è bellissimo, cioè io non me lo ricordavo così, cioè è stupendo. E anche il velo di mia mamma gli sta bene. Gli faccio fare altre due modifiche e poi ho il 29, c'ho un'altra prova rispetto a lui, che lui lo prende direttamente il martedì della settimana, che non so che giorno sia, 9, 10, il 12. Il 12 della settimana, e io lo andrò a ritirare il giovedì, perché il mio è molto più ingombrante. Cioè, è molto più ingombrante, non me lo ricordavo così. Poi dopo, cosa abbiamo fatto? Abbiamo pranzato, riposino, poi siamo andati a fare. Tira su il tuo. Ce l'hai ancora? Così si vede. Il vaccino, praticamente abbiamo fatto, si può dire? Abbiamo fatto il Pfizer praticamente e noi ne facciamo una di dose. Non ho appena viaggiato.
Noi abbiamo già finito, quindi soffriamo una volta e basta, perché dato che abbiamo avuto il Covid ad aprile, ce ne fanno solamente una. E poi dopo la cosa divertente sarà riscaricare per me il Green Pass, che io non ho idea di come fa di fare, quindi mi deve aiutare lui. Fino a prima nessun dolore, ora incomincia un po' il dolore al braccio, però c'è roba sopportabile, no? Cioè, non abbiamo per ora nient'altro, solo un po' dolore a tirare su, però stiamo bene. E niente, adesso ci finisce di... No, devi montare un video, devi finire. Montare. Montare un video. Voi è già andato già a fare i suoi bisognini. Ah, io vedi, tipo far così. Fa male, fa malissimo. Tanto male. Ah, poi abbiamo finito di attaccare i cuoricini sulle bomboniere. Abbiamo finito di fare la scritta anche sul tableau, montata anche quella. E così domani i piani sono incominciare a mettere i confetti dentro, giusto? Esatto. E poi niente, ci siamo. Noi pensavamo, ma ah, posso andare a ritirare anche i permessi per entrare con la macchina nella piazza davanti alla chiesa, perché non è che noi possiamo parcheggiare lontano e venire a piedi. Abbiamo il permesso sia noi che la fioraia di carico e scarico, e dobbiamo solo farci dare un altro permesso per fare delle foto all'interno delle torri del castello, che quello però dobbiamo, è tutto un altro ufficio, un'altra cosa a parte, quindi dobbiamo sentire anche lì per far quello. Però siamo messi bene, pensavamo di no, vero? Adesso riposino, poi l'ultimo gelatino perché da domani basta. Anche perché cioè, abbiamo il vaccino, abbiamo bisogno di un po' Di coccole. di coccole. Scuse. Faccio vedere Woody. Guarda Lì, guarda lì. Ecco, qua. Buonasera. Ciao. vedi Ciao, si schiaccia. buonasera. Guarda qua. Buonasera anche da Woody. Guarda le Ma coscette. buonasera anche da Woody. Tu il vestitino ce l'hai già? Hai già fatto la tua prima prova? Va bene, va bene, va bene. Ah, beh, sì, poi siamo andati anche a vedere le fedi. È vero, sono dimenticata. Le Normale. abbiamo provate. Vanno Sei benissimo. vestito. E quindi. E quindi le mandano a Vai fare. incidere. A incidere con data, nome e dalla mia parte. Ma si può parlare? Ehi, Basta! vieni qui, brutto Quindi schifoso. adesso Non buona serata. si fa la foca, non si fa la foca. Bacino, solo bacino. Aia, solo bacino. Bene, buona Bravo, serata solo anche da bacino. Woody. Bravo, bacino. E Questa codina? guardatelo che Questa bellino. codina? Solo bacini, bravo. Quanto amore! Buongiorno. Oh. Allora, oddio. Oggi è mercoledì 15 e sono le 9 meno 10. Io ho un male al braccio allucinante, però per il resto niente. Anche mio amoroso che l'ho portato al lavoro ha solamente un po' di male al braccio, però per il resto nulla. Poi vediamo come va la giornata. Io adesso sto aspettando che arrivi mamma, che mi dà una mano a pulire, perché chiaramente ho un braccio e cioè, non riuscirei a fare tutto. E quindi mi viene a dare una mano, anche perché non voglio fare tanti sforzi, cioè, visto che c'era scritto sul foglio di non fare chissà che sforzi. La cosa divertente sarà quando mi dovrò lavare tipo i capelli, che tipo io arrivo fin qua e basta. Comunque, infatti anche tipo dormire o stare qua sul divano è stato un trauma, perché praticamente quando sono qua io mi giro appoggiandomi da sto lato, non so, mi trovo più comoda. E quindi è stato stra scomodo perché dovevo stare o dritta o girata di là e io non riesco. Idem a letto, anche lì io a volte mi giro da sto lato, su sto braccio. Vabbè. E poi stasera incominciamo a far su le bomboniere. E tra l'altro,
Ieri sera mi ha chiamato il parroco della chiesa dove ci dobbiamo sposare, che in teoria ieri avremmo dovuto avere, ok, un appuntamento giovedì, quindi domani, per le 9:30 per sto benedetto libretto, però mi ha chiamato ieri a cena dicendomi che c'è una coppia che si deve sposare sabato questo e sono ancora così con il libretto, quindi mettono avanti loro e noi siamo andati alla settimana dopo, però non mi ricordo che giorno. Giustamente, cioè, preferisco che fanno loro, noi possiamo anche aspettare un altro po', tanto non ci cambia nulla. Però sì, siamo messi bene. Allora, è passato un bel po', in realtà, perché è tipo mezzogiorno e mezza. Devo mettere in carica la videocamerina. Ok, la metto dopo. È venuta appunto mia mamma, che abbiamo pulito tutta casa perché c'ho un mal al braccio, più avanti il tempo più aumenta. Infatti non riesco neanche a legarmi il capello in una maniera decente. Vabbè. Dato che è mezzogiorno e mezza, adesso mangio, penso che mi intaglio una mela e mangerò uno yogurt. Sì, basta, cioè, ci siamo dati una regolata, cioè non che prima mangiassimo chissà come, però integriamo un po' anche dell'altro. Nel mentre ho perso anche un orecchino e nel mentre è arrivata la degusta box di settembre alle 11 più o meno, ed è lì, così oggi pomeriggio quando lo vado a prendere, andiamo a casa, facciamo il video, quindi la metto in carica anche per questo, se no dopo poi rimaniamo fregati come l'ultima volta. E niente, l'unica cosa che mi rimane da fare in realtà è finire di lavare il piano cottura. In realtà da spruzzare quello per il vetro e lavare questi, come si chiamano? Vabbè, questi. E basta, in realtà poi ho lavato anche per terra, ho fatto tutto. E niente, adesso mi taglio la mela, mi prendo dopo uno yogurt, guardo un film e poi niente, poi aspetto che inizio Uomini e Donne perché è riniziato e ieri non l'ho visto. Mi sono data la limitata, ragazzi, guardo solamente quello come programma trash, però almeno mettilo un po' di compagnia fino alle 4. Non quest'anno proprio. Non c'ho proprio voglia di vedere né il Grande Fratello né solo quello in realtà, perché se la dura su capita la guardo. Che cose interessanti che vi sto dicendo. Va bene, c'ho veramente male. Oddio, sono un po' fiacca. Sai che stai cominciando a fare effetto. Perché mi ha scritto anche lui che sta iniziando, c'ha un po' di dolori muscolari, però è tutto nella norma. Cioè, io arrivo fino qua. Fino qua. E dopo più di così non vado. Però se mi sento un pochettino fiacca, un po' così, infatti anche oggi non voglio, stasera non voglio cucinare chissà che roba. E infatti sono deciso di fare le piedine o il coso con gli spinaci, adesso devo un attimino capire che cosa voglio fare, perché voglio fare proprio il meno possibile, cioè da non dover lavare chissà che cosa, se non mi fa male. Buongiorno, cioè in realtà ormai è quasi buon pomeriggio e non mi sono svegliata adesso, in realtà sono le 1 e un quarto quasi, no, 1:05. Praticamente ieri sera sono andata a casa sia insomma, di una ragazza, siamo state insieme, abbiamo fatto una serata tra donne e mi ha fatto queste trecce e me le sto ancora tenendo perché sì. E ci siamo fatto un po' di compagnia a vicenda. Oggi è venerdì 17. Non sto scherzando. Come vedete, non c'è bimbo, non c'è il nostro bimbo e già mi manca con tutta me stessa. Ma stamattina è stato un tour de force perché ho portato il moroso al lavoro, sono tornata a casa, ho preso bimbo che l'ho portato dai suoi genitori perché sto weekend siamo impegnati tutti e due. Come sapete, domani, che è sabato, mio moroso parte, che ha il suo addio al celibato, e io sarei qua da sola, quindi
Quindi, dato che io non sarò qui da sola, ma ci facciamo compagnia tutte e tre, noi ragazze, noi fidanzati, ci facciamo compagnia assieme. Stiamo a casa di quest'altra che ha un cane molto più grosso e anche lei non può lasciarlo da sola. Andremo a star tutte da lei. E così Woody è andato dai genitori del mio moroso, così è tranquillo, non c'è nessun tipo di problema. E boh, so che iniziate a dire: il cane è vostro, lo so, però quando ci sono questi impegni, queste cose qua, abbiamo questa fortuna di avere sia i genitori del mio moroso che i miei, che sono sempre disponibili, e gli fa anche piacere perché cioè loro amano Woody, chi direbbe il contrario, e quindi gli fa anche piacere stare un po' insieme a lui. Quindi, premessa fatta. Speriamo. E niente, adesso tra un po' io scendo, mi cambio, vado a prendere quest'altra ragazza, un'altra mia amica, che andiamo a sentire per quanto riguarda una roba, una sorpresa che dobbiamo andare a fare. E poi niente, poi stiamo un pochettino insieme, poi dopo vado a prendere il numeroso lavoro e poi non so stasera che cosa facciamo. Quindi niente, questo è quanto. Buonasera. Cosa sta facendo? Sta partendo per un altro viaggio lungo. Domani parte. E dove vai? Cioè, A Roma. vabbè. Tanto poi questo video lo vedrete quando lui è già bello che è tornato. Ho una voce bruttissima, perché? Sono dei masugli del vaccino. Io ho ancora ste trecce, prima o poi me le tolgo, però mi piacciono tanto. E sì, sono i masugli del vaccino che gli ha fatto questo, come si dice, Raffreddore. questo, sì, gli ha fatto venire un po' di raffreddore, un po' di mal di gola e quel malessere, quel dolore alle ossa di quando uno ha la febbre praticamente. E mo' mi ha attaccato un po' di mal di gola, beh, logico, normale. E niente, quindi adesso lui si prepara. E come vi dicevo, oggi noi donzelle ce ne stiamo a casa con l'ansia per quello che combineranno. Infatti ci riuniamo tutte insieme così ci teniamo compagnia. Oddio. Non so, noi non so cosa faremo, se staremo a casa a guardare un botto di film oppure usciremo, non lo so. Questo ve lo farò sapere. Vi dico solo che sta prendendo cose eleganti, signorino. Cioè, mo vi giro. Pantaloni eleganti. In teoria sono. Se li dovranno mettere, noi vogliamo la foto che domani sera voi andrete in giro con questi. E Dammi qui. noi la pretendiamo la foto. Ce l'avrete. Meno male.